Si sono svolti ad Assisi i lavori della 30ª edizione del campus estivo promosso dall'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, la GIDAE, dal titolo Le chiavi della competenza, gli angeli della ripartenza. Il campus, che si è svolto dal 26 al 31 luglio 2021, è un momento di studio e di riflessione per le religiose e i religiosi delle congregazioni italiane, per approfondire le tante tematiche di attualità. Penso che dopo una settimana di studio, di approfondimento, diciamo anche di impegno nella comprensione del momento presente delle nostre opere, possiamo ritenerci soddisfatti per la quantità e anche la qualità degli apporti ricevuti. Si sono avvicendati rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti del territorio, rappresentanti della Chiesa, nella persona di Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino, Vescovo di Assisi, che ringrazio in maniera particolare per la sua presenza tra noi. Ci siamo sentiti immersi in questa realtà italiana difficile, al termine di una stagione pandemica, e nella speranza che non si riproponga nel breve volgere di qualche mese. Però abbiamo preso consapevolezza che la Chiesa deve andare avanti con le sue strutture, con le sue attività, che sono anche la sua missione, al servizio di chi ne ha bisogno. Parlo delle scuole, al servizio del settore sociosanitario assistenziale e così via. Quindi è stata un'occasione per ripartire, come ci ha invitato a fare Papa Francesco. Questa settimana è abbastanza diversa da tutte quelle che l'hanno preceduta, perché qui abbiamo tentato un esperimento che ci ha portato a pensare nello stesso momento sia la parte informativa sia la parte formativa del personale. Quindi abbiamo organizzato il tutto con sedute comuni che erano prevalentemente informative, abbinate a interventi puntuali sui vari argomenti di interesse degli istituti. Le prospettive sono tipiche di chi vuole intraprendere un nuovo cammino dopo una stagione trascorsa all'insegna del dubbio, della sofferenza e quindi dei tanti punti interrogativi. Noi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà, ma siamo altrettanti fortemente convinti che dobbiamo riprendere il nostro cammino al servizio di tutti, dai più anziani ai più piccoli, nel campo dell'educazione, dell'assistenza e soprattutto della testimonianza. Se un messaggio forte è arrivato quest'anno, riguarda la necessità di essere sempre credibili. La Chiesa non può permettersi di non essere credibili, anche quando opera in situazioni molto complesse. È un momento anzitutto di Chiesa, di fraternità, quindi è l'opportunità di stare insieme e di confrontarci e di conoscersi. Sono quei momenti in cui la Chiesa Cattolica converge all'interno di un sistema e trova delle soluzioni. Innanzitutto riflette su se stessa, sulle opportunità che ha e poi gli scenari possibili. Questo è estremamente importante perché abbiamo bisogno di costruire insieme le soluzioni e quindi stare insieme, trovarsi insieme è il primo passo per avviare una fraternità più condivisa, più anche operativa, costruttiva, con lo preciso obiettivo di convergere su alcune soluzioni comuni, con le nostre identità, con le nostre differenze, con le nostre peculiarità storiche, anche con un patrimonio carismatico diverso, ma con la possibilità di convergere verso degli obiettivi comuni. Numerosi i temi in agenda di cui si è discusso e su cui ci si è confrontati nel corso del Campus Agidae 2021. Tra le questioni calde, anche gli accertamenti tributari mossi nei confronti di immobili destinati ad attività religiose e di culto, come monasteri e conventi, ma anche oratori, e immobili destinati alle attività scolastiche e caritatevoli. Per questo, il presidente padre Francesco Cicci Marra e il commercialista dell'associazione Paolo Saraceno, insieme al dottor Claudio Saccottelli, dirigente della gestione entrate fiscali di Roma Capitale, hanno organizzato un tavolo tecnico sul tema dell'IMU e sulle relative cartelle esattoriali del settore concernente le strutture religiose, arrivando addirittura a denucleare buone pratiche replicabili in sede nazionale, un tavolo tecnico i cui risultati sono stati presentati nel corso del campus. Il cavallo di battaglia di Agidae è però da sempre il tema dell'istruzione della scuola, in particolare quella paritaria.
un settore che accoglie il 10% degli studenti italiani e che ha un ruolo molto importante nel nostro paese, ma che nonostante ciò si trova a vivere un periodo di crisi. Io ritengo che le scuole paritarie sono in sofferenza da un po' di anni a questa parte, in modo particolare quelle scuole che offrono qualità maggiore rispetto alle altre in termini di istruzione e di formazione. Ciò è dovuto in modo particolare alla crisi che ha colpito le famiglie italiane ad ogni livello e che hanno portato i genitori ad essere presenti più a casa, causa ovviamente delle casse integrazioni, dei fondi di integrazione salariale, della disoccupazione, e quindi a mantenere a casa i propri bambini. Ma soffrono anche per una mancanza, direi, di attenzione da parte del governo rispetto ad un servizio che offrono di alta qualità, e parlo di risorse. Le risorse che arrivano alle scuole paritarie e che dovrebbero sostenerne efficacemente i servizi rivolti ad oltre il 10% di tutti i ragazzi che frequentano le scuole italiane, sono pochi, sono insufficienti e non determinano ovviamente la presenza di queste scuole, non determinano nel senso non garantiscono la presenza di queste scuole sul territorio nazionale. Quindi è necessario intervenire su questo, aiutare le scuole innanzitutto e fare in modo che questa offerta, l'offerta di maggiore qualità che viene data in modo particolare dalle scuole Agidae, e ciò è innegabile anche rispetto al contratto che viene firmato, applicato, rispetto anche ai contenuti, voglio dire, di servizio che il contratto dà ai docenti, al personale ATA, tecnico amministrativo e alle famiglie, debba essere mantenuto. Insomma, questo è l'obiettivo che tutti noi, organizzazioni sindacali, riteniamo essenziale ed opportuno. La pandemia del 2020 ha costretto la popolazione a rivedere e cambiare le proprie pratiche quotidiane. Tra i settori maggiormente colpiti c'è stata sicuramente la scuola, che si è dovuta adattare alla didattica a distanza, per la quale però la maggior parte degli istituti non era attrezzata. Per questo Agidae, in collaborazione con Unipegaso, ha dato vita alla piattaforma Web Scuola, con l'intenzione di offrire uno strumento di studio agile ed adatto alle esigenze di coloro che, a prescindere dalla pandemia, non possono frequentare le lezioni in presenza. Web Scuola Agidae è una piattaforma di didattica erogativa proposta da Agidae a tutti gli studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. L'obiettivo di Web Scuola Agidae è quello di permettere agli studenti di fruire del materiale didattico in qualsiasi momento, anche quando sono impossibilitati a raggiungere le loro scuole per i motivi più svariati, ad esempio motivi naturali, allerte meteo o anche malattie questioni di tipo sanitario come il Covid che c'è stato a partire dal 2020. È una piattaforma che abbiamo realizzato insieme a Unipegaso e che ha una sua struttura interna, permette una rappresentazione gerarchica di quelli che sono gli elementi della gestione di un istituto. Quindi abbiamo quattro tipi di account: abbiamo l'account del gestore, che sarebbe la congregazione, l'account del coordinatore didattico, l'account del docente e l'account dello studente. Il bacino di utenza parte dalle scuole associate alla Agidae, però vuole anche essere estesa a istituti che adottano altre tipologie di contratto. La piattaforma è poi pensata da Agidae per non lasciare nessuno indietro, anche i ragazzi che hanno problemi uditivi e visivi. Infatti sulla piattaforma è presente anche una traduzione in lingua LIS e delle audiolezioni per coloro che hanno problemi appunto del tipo visivo. C'è stato una sorta di vuoto mascherato dall'incertezza nel presente della scuola italiana. Gli istituti si sono quasi sentiti persi in una sorta di labirinto di vetro. È una metafora che abbiamo usato in ufficio per spiegare come ci si possa sentire persi anche avendo una chiara visione. Bisogna focalizzare un aspetto paradossale della DAD, perché già nei primi anni 2000 sembrava che la DAD potesse essere un modello di scuola del futuro verso cui tendere, una sorta di dissoluzione della scuola in presenza. E
La realtà è che facendo riferimento oppure avendo in mente questo modello di DAD, il problema reale è stato il forzato arresto nella propria stanza oppure il divieto di socializzare. Per un momento abbiamo avuto l'impressione di aver trasferito su internet le nostre vite reali e ciò penso che ci abbia un po' spaesato perché internet è uno spazio virtuale di cui abbiamo un'idea che la vuole ricca di informazioni ma plasmata sull'inconsistenza. Fondamentale diventa quindi l'aspetto informativo e formativo dei professionisti, una tematica sulla quale Agida è da sempre impegnata e a cui ha dedicato uno spazio importante durante il Campus 2021 dal titolo Le chiavi della competenza. Beh, gli elementi della formazione sono quelli che secondo noi devono andare a potenziare la capacità degli istituti di competere e quindi di dargli una competitività sia interna che esterna. La competitività interna si basa sul fatto di in qualche modo ritrovare attraverso la gestione, quindi i processi manageriali, appunto l'efficienza e l'efficacia, in quanto l'efficienza porta al risparmio e quindi al contenimento dei costi e l'efficacia porta al conseguimento degli obiettivi di formazione. L'innovazione sta nel fatto che al centro di tutto questo deve ritornare la persona e quindi la formazione deve riguardare principalmente le potenzialità delle persone che poi nella scuola insegnano, delle persone che si occupano della cura nei processi socioassistenziali, ma soprattutto i bambini e i pazienti che sono oggetto di questi interventi. Beh, i modelli di certificazione sono vincolanti, nel senso che derivano dall'approccio europeo alla qualità e quindi la norma principe in questo concetto è la norma ISO 9001. Naturalmente noi nella nostra storia come Agiqualitas non ci siamo mai fermati all'approccio certificativo che è un approccio di verifica di conformità, ma abbiamo cercato di guidare gli istituti verso modelli di eccellenza e quindi che vanno al di là della certificazione e che contengono anche un'analisi economica dei risultati, dei processi e quindi della misura dell'efficienza e dell'efficacia aziendale. Nel corso del campus è stata anche presentata la nuova bandiera, un simbolo che raccoglie sotto di sé l'intera comunità Agidae e che abbraccia tutti gli obiettivi raggiunti in questi 60 anni di lavoro dell'associazione. La bandiera è un simbolo dell'identità, della coesione e dell'appartenenza. La bandiera porta con sé un gruppo di donne e di uomini uniti dallo stesso scopo, o addirittura dal medesimo destino. Sia che simboleggi una nazione o una città, una squadra sportiva o un'associazione, questo semplice drappo di tessuto colorato è un potente veicolo di emozioni che suscita un sentimento di comune appartenenza. Ecco, la bandiera Agidae rappresenta tutto questo. Abbraccia tutti gli obiettivi raggiunti e i percorsi intrapresi di questi 60 anni di vita associativa e i 30 anni di campus. Ora ci dovrà accompagnare negli scenari futuri e nelle sfide che attendono le nostre opere, lasciandosi sventolare al soffio di quello spirito che da sempre anima e guida la nostra Agidae. Auguri.